esercizio di oggi torniamo a lavorare sulla pike and stand, quindi ci servirà come sempre la nostra sedia, un box o comunque un supporto su cui appoggiare i piedi. Rispetto alla scorsa settimana andiamo a lavorare sulla pike and stand a una gamba, però facendo il movimento con la gamba distesa. Vado quindi sempre ad appoggiare prima i piedi sulla sedia, con le braccia distese avvicino le mani, ricerco come prima cosa l'allineamento tra polsi, spalle e bacino e da qui vado a sollevare la gamba distesa. Ritorno giù, sollevo e poi blocco la posizione. Possiamo provare a fare. Prima prendere un po' di confidenza col movimento, quindi provare a sollevare e a mantenere qualche secondo la posizione. Poi quando abbiamo ritrovato il corretto allineamento, proviamo ad andare a lavorare. Prima solo con la gamba destra e andiamo a fare 5 volte, sollevo la gamba e la riappoggio. Completate le 5 ripetizioni, blocco la gamba e tengo la posizione 10 secondi. Riunisco i piedi sempre sulla sedia, ripeto 5 volte con la gamba sinistra, blocco la posizione e la tengo per 10 secondi. Ci andiamo a riposare, almeno 30 secondi, se non un minuto se ne abbiamo bisogno, e ripetiamo tutto per 8 intervalli.